Buongiorno a tutti, sono Flavia Pantaleo, sono una chef, alcuni di voi mi conosceranno già perché hanno partecipato alle cene culinarie che abbiamo fatto qui fino a febbraio del 2020 e sono qui per presentarvi un nuovo progetto che stiamo mettendo in piedi con la libreria Eli e nel quale vi presenteremo una volta al mese due pietanze che corrisponderanno al periodo dell'anno e soprattutto alla stagionalità e che voi potrete ordinare e successivamente poi venire a ritirare qui presso la libreria. Chiaramente siamo in periodo di carnevale e quindi vi presenteremo due piatti della tradizione carnevalesca: la lasagna napoletana e il migliaccio di semolino. Molti di voi sanno delle mie origini meridionali, quindi io mi rifaccio alle tradizioni della mia terra. Il carnevale, che è la festa dell'esagerazione, la festa dei bambini, e la lasagna di carnevale si presenta come un piatto dell'esagerazione, nel senso che all'interno della lasagna ci sono tantissimi elementi differenti che fanno sì che alla fine costituisce un piatto unico. Alla base della lasagna c'è la preparazione del ragù rigorosamente napoletano, fatto con il maiale, e poi c'è la ricotta, c'è il pomodoro, c'è la mozzarella, ci sono le uova. E perché il ragù è di maiale? Il ragù è di maiale perché il periodo carnevalesco coincideva con la mattanza e quindi il maiale era molto presente, cioè ce n'era in abbondanza, e quindi veniva utilizzato per la preparazione del ragù, che è una preparazione lenta che cuoce ore e ore, quindi questo lento pippiare, come si dice in gergo culinario, di questo sugo che alla fine dovrà risultare scuro. Ma questa esperienza del ragù in una casa, cioè che è un vero e proprio rito, il profumo del ragù si comincia a espandere man mano che la cottura va avanti nelle case e diventa tanto da diventare una vera e propria esperienza sensoriale. E il ragù costituisce appunto un'esperienza sensoriale in primis e primo fra tutti è coinvolto l'olfatto e poi a seguire tutti gli altri. Abbiamo detto che la lasagna quindi è composta dal ragù, dalla pasta, dalla ricotta che ne dà, diciamo, ne stempera e quindi ne dà la dolcezza, la mozzarella, la frittura delle polpettine, quindi come vediamo è una preparazione che coinvolge vari elementi importanti, e in alcuni casi troviamo anche le uova sode, perché le uova rappresentano un segno della fertilità. Il piatto della lasagna riunisce gusti di grandi e piccini. In ogni famiglia napoletana al periodo del carnevale si svolge una vera e propria gara, ognuno cerca di preparare la lasagna più buona e ci si invita a vicenda perché ognuno assaggi la lasagna dell'altro. La lasagna è buona anche il giorno dopo, quindi si è riposata e messa in frigo, e anche i bambini ne apprezzano il gusto. L'altra ricetta che voglio presentarvi, che sicuramente non è facile da trovare perché non la troverete in pasticceria, è il migliaccio di semolino, dolce povero, anche questa è la tradizione contadina, costituita da semolino e ricotta. Il migliaccio deriva da miglio, che era il cereale che, di cui si preparava la farina, poi sostituito invece successivamente dal grano. Questa combinazione di questi due elementi, della ricotta e del semolino, qui si mischiano poi degli aromi, degli agrumi, alla fine darà un risultato finale. Il dolce si presenta come una sorta di polenta solida, anche per il colore, ed è un dolce che può essere conservato in frigorifero ed è buono anche nei giorni a seguire. E vedrete che questo dolce non lo troverete in pasticceria perché è un dolce che possiamo definirlo un dolce dimenticato, nel senso che la ricetta è conservata nelle famiglie ma nelle pasticcerie non è più così in voga. Era solito prepararsi il giorno del martedì grasso e poi si consumava anche nei giorni a seguire. Quindi vi aspettiamo numerosi, speriamo di avervi incuriosito con queste storie e che alla storia seguirà invece la degustazione dei nostri piatti. Grazie a tutti.